Allora, mister, lo dicevamo prima di microfoni spenti, insomma, una partita da affrontare con la massima attenzione. Il campionato ancora non è chiuso. Le chiedo se naturalmente si guarda dietro, ma forse una sbirciatina avanti la si dà pure, no? Sì, sì, assolutamente. Innanzitutto la cosa più importante è quella di, insomma, di chiudere, di provare a chiudere il discorso, perché se è vero che, insomma, ci siamo messi in una situazione di classifica buona, è anche vero che però ancora matematicamente non siamo salvi. E quindi, come dicevamo prima a microfoni spenti, dopo questi 45-50 giorni fatti, secondo me, bene per raggiungere il nostro obiettivo, in questo momento a me non piace poi dover vivere sull'attesa di altri risultati. Quindi, cioè, noi dobbiamo assolutamente andare a fondi, cercare di fare punti per salvarci matematicamente, per non dipendere da nessuno. Sappiamo che sarà una partita molto difficile, perché dall'altra parte c'è una squadra che ha bisogno anche loro di punti, assolutamente. E poi, se devo guardare i risultati degli altri, li preferirei guardare, per il discorso che dicevi tu, in prospettiva magari playoff, che so onestamente che è difficile, però anche lì ancora c'è qualche spiraglio. E quindi, diciamo che partiamo con questo, per fondi, con questo obiettivo, con questo scopo. Come si prepara una partita del genere in cui l'avversario deve avere quel determinato atteggiamento, deve vincere e basta? Il Catanzaro è in una zona di mezzo, quindi in settimana come si affrontano gli allenamenti, l'approccio, la preparazione anche a questa sfida? Ma allora, come ho sempre detto, da un punto di vista del lavoro, della disponibilità, della voglia, questo gruppo dal primo giorno non è mai mancato un solo giorno. E quindi anche questa settimana, consapevoli del fatto che, come ho detto a voi, ho detto a loro, e loro ne sono consapevoli, noi ancora non siamo salvi e quindi abbiamo bisogno assolutamente di punti, abbiamo affrontato la settimana con la determinazione giusta per preparare nel modo migliore questa partita, consapevoli delle difficoltà che ci saranno, ma anche con la voglia di dimostrare che quello che è mancato in tutto questo campionato alla squadra, che è poi una continuità di prestazioni, magari abbiamo la possibilità di invertire questo andamento che c'è stato durante la stagione, perché noi veniamo da due buone prestazioni dove la squadra ha dimostrato di essere una squadra compatta, solida. Abbiamo finito le due partite senza subire gol, questo è un dato che a me piace molto. Adesso abbiamo la possibilità di dimostrare che realmente abbiamo invertito la rotta, che non è un caso, e che non continuiamo a fare come abbiamo fatto per tutto il campionato, che una la facevamo buona, una sbagliata, due buone, due sbagliate. Questa è anche un'occasione da questo punto di vista per noi. Mister, lei giustamente parlava di squadra compatta, solida. Io aggiungo un altro aggettivo: una squadra intelligente, finalmente, mi consento di dire. Abbiamo visto una squadra che, insomma, sa sfruttare, sa gestire i propri punti deboli e magari sfruttare i punti deboli degli avversari. L'abbiamo vista poche volte in questo campionato, naturalmente immagino, anzi sono certo che il merito è anche suo. Si continuerà, immagino, anche su questa strada, insomma, è questa la strada, anche se ormai mancano soltanto due partite, ma è questa la strada maestra da seguire per raggiungere quella continuità dei risultati di cui lei parlava, no? Sì, assolutamente, un'analisi perfetta, è quello che ho detto ai ragazzi. Ogni squadra ha una sua peculiarità e noi nelle ultime, secondo me, abbiamo in modo intelligente esaltato quelli che sono i nostri punti di forza e cercato di diminuire quelli che sono i nostri punti deboli. E proprio per questo anch'io adesso domani sono curioso, insomma, di vedere se riusciamo a dare continuità alle due partite che abbiamo fatto da questo punto di vista. Sono veramente anch'io molto curioso
e mi auguro insomma di sì, anche per far vedere che realmente abbiamo invertito la rotta e che abbiamo capito quello che questa squadra deve fare per ottenere i risultati. Modulo di base rimane il 3-5-2 che ha dato buone indicazioni in queste partite, oppure potremmo rivedere, magari non dall'inizio, a partite in corso, un ritorno al 4-2-3 come ha provato poi nel secondo tempo con la Berretti? Sì, diciamo che in questo momento, insomma, giocando come abbiamo giocato nelle ultime partite, abbiamo acquisito un minimo di certezze e quindi è giusto continuare su quella strada, fermo restando che poi, come ho sempre detto, una partita è fatta da tante partite, quindi magari durante la partita ci sarà necessità, se ci sarà necessità di cambiare, questa è una squadra che secondo me in questo momento ha un po' più di certezze per poter fare anche altre cose. Cosa la preoccupa di più del Fondi? Allora, innanzitutto la necessità assoluta che hanno di dover far punti. E quindi troveremo sicuramente una squadra carica come lo siamo noi. Il fatto che hanno fatto una buonissima prestazione a Lecce contro la prima della classe e il fatto che è una squadra che ha anche dei giocatori insomma di esperienza che magari in determinate partite possono essere utili. Le condizioni degli acciaccati infortunati nostri, Cunzi molto probabilmente non ci sarà, Cason sembra anche in forte dubbio, Nicoletti non si è allenato col gruppo praticamente per tutta la settimana, a che punto sono questi tre? E poi se sabato verrà convocato, Marini ieri si è allenato, quindi sì, solo sabato. Sì, abbiamo diciamo recuperato gli squalificati e abbiamo perso qualche giocatore in settimana, però allora Marin è rientrato, anche se per tutta la settimana non si è allenato, adesso poi valutiamo oggi, sabato stesso insomma, si è rimesso a disposizione, però ancora ha qualche problema. Nicoletti lo valuteremo stamattina, per quanto riguarda Cunzi non c'è, non è indisponibile, stesso discorso per Cason che ieri ha accusato un problema. Senta, io l'ho già fatto, naturalmente queste ultime due partite magari giocherà qualcuno di quelli che hanno giocato meno, per esempio Marco Antonini che insomma ha fatto una buona prestazione contro nella sua settimana, e le chiedo appunto se magari testerà qualcuno che ha giocato meno o si affiderà più o meno sempre insomma, a coloro i quali magari hanno giocato un po' di più. Io ti do la stessa risposta che ti ho dato la volta scorsa. Io continuerò a mettere in campo quelli che secondo me mi danno più garanzie per la partita di domani, per quello che ho visto in settimana, per quello che vedrò oggi. Valuto tutti, Marco Antonini ha fatto molto bene, si è fatto trovare pronto, quindi valuterò anche lui. Che in questo momento secondo me sarebbe ingrato nei confronti di questo gruppo che, devo essere onesto, a me ha dato tantissimo, e quindi sono discorsi che poi a fine campionato ci siederemo con la società, con il direttore e ne parleremo, però in questo momento so che ci sono stati insomma problemi e onestamente abbiamo fatto un campionato non da Catanzaro, questo lo sanno tutti, ma lo sanno anche i giocatori. Proprio per questo domani però può essere anche una piccola occasione per far vedere che qualcosa è cambiato, e poi faremo le giuste valutazioni.